In questo periodo al cinema ci sono praticamente solo due film, anche se ce ne sono tanti altri, Barbie e Oppenheimer. Mi è piaciuto come, cosa è successo, è interessante dal punto di vista di comunicazione, quello che è successo con Oppenheimer. Barbie ha lanciato una campagna di marketing gigantesca, fatta molto bene, che infatti gli ha fatto portare a casa ricavi stellari. Oppenheimer si è posizionato insieme a Barbie, anche se è un film completamente diverso. Non so se l'hanno fatto apposta o se è successo, ma il film di Christopher Nolan ha goduto di riflesso anche della fama di Barbie. Non ho mai sentito così tante volte una domanda del tipo: vai a vedere Barbie o Oppenheimer in questi giorni? Questo si chiama posizionamento. Tra l'altro, quando si fa su due cose, si crea proprio un dilemma: faccio A o B, e che cancella tutto il resto. Il posizionamento è una strategia di comunicazione, cioè facciamo sì che nella mente della persona ci siamo solo noi, o comunque ci siano pochi insieme a noi. Quando la persona pensa Barbie o Oppenheimer, sta cancellando altri 10 film che ci sono al cinema in questo momento. E in effetti, quando sono andato a vedere Oppenheimer, ho visto che c'erano tanti altri, ma non li ho neanche considerati, e così hanno fatto milioni di altre persone. Il posizionamento come lo possiamo utilizzare dal punto di vista di comunicazione? Facciamo un esempio: immagina di avere un bar in una città media. Tu vuoi distinguerti, il tuo bar non è distinguibile per tutto, non è che ha il locale più bello di tutti, nella posizione più bella. Anzi, ci sono locali molto più grossi del tuo, molto più belli. Però tu ti vuoi posizionare per i tuoi hamburger, ad esempio, quindi crei degli hamburger spettacolari. Ecco, questo è un posizionamento, adesso lo dobbiamo mettere nella mente delle persone. Quindi farai post su Instagram, su TikTok, su Facebook, dove farai vedere i tuoi hamburger completamente diversi, farai magari dei video sulla costruzione dell'hamburger, fare dei video sulle challenge per mangiare il tuo hamburger magari fatto molto più grande. Insomma, piano piano creerai un posizionamento che ti distingue da tutti gli altri, anche se gli altri sono più grossi di te, anche se gli altri hanno più budget di te. Ma nella mente delle persone ci stanno poche idee. Quelle idee devono essere semplici e chiare, il posizionamento è proprio quello. E quindi il tuo posizionamento potrebbe essere gli hamburger più originali della città. Non per forza i più buoni, potresti dire anche i più originali, oppure i più buoni. Questo è un posizionamento che ovviamente deve essere poi sostenuto da grandi campagne di comunicazione, che non vuol dire grandi budget, vuol dire continuità. Vuol dire che le persone devono conoscere la tua pagina, perché conoscono le tue challenge, ad esempio, perché si fanno fotografare con i tuoi hamburger, perché hanno qualcosa di particolare, perché il modo in cui li impiatti è molto molto curioso, perché crei degli hamburger, magari per ogni, non so, per Halloween crei degli hamburger veramente interessanti e belli da fotografare. Questo piano piano, soprattutto a livello locale, crea un posizionamento che dopo è difficile da scalzare. Ecco, Barbie Oppenheimer ci insegna anche questo nella comunicazione strategica: posizionarsi scegliendo un'idea semplice ma fortissima.